Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti e benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi prepariamo un delizioso primo piatto, orecchiette con broccoli e speck. È una ricetta molto semplice, con pochissimi ingredienti, ma di grande effetto. Quindi non perdiamo tempo e iniziamo subito questa squisita ricetta. Ma prima di iniziare vi ricordo che le dosi e gli ingredienti le trovate sia a fine video che sotto in descrizione. Ed ora cominciamo. Iniziamo la ricetta col mondare e tagliare a cimette il nostro broccolo. Vedete com'è carino questo broccolo? Ok, andiamo a togliere le parti che non ci servono. Quindi eliminiamo il torsolo, le foglioline esterne. Ma queste però, se volete, potete anche utilizzarle, si possono benissimo cuocere insieme alle cimette di broccolo. E poi, ecco qui, iniziamo a prelevare le cimette. Le mettiamo nell'acqua. Se sono più grandi, le tagliamo per metà, come in questo caso, vedete? Le tagliamo a metà. Benissimo, le cimette sono state tutte tagliate, adesso non ci resta che risciacquare bene sotto acqua corrente appunto le cimette. E adesso non ci resta che cuocere i nostri broccoli. Ho messo sul fuoco una pentola capiente con dell'acqua e l'ho portata a ebollizione. E calo i broccoli. Copro e lascio cuocere il tempo necessario, all'incirca una decina di minuti. Intanto che i broccoli cuociono, taglio a listarelle lo speck. Io utilizzo delle fettine di speck. Voi, se l'avete tutto d'un pezzo, tutto intero, potete tagliare anche dei bastoncini di speck un po' più grossi, più grossolani. Sono passati all'incirca 8 minuti e i nostri broccoli sono quasi cotti. Adesso io ho preparato una fetta di pane raffermo tagliata a pezzettini, quindi grossolanamente, oppure frullati, come volete voi. Poi, se non avete il pane secco, potete utilizzare anche del pane grattato, che andrò a tostare. Quindi in una padella metto un goccino d'olio, aggiungo il pane e lo faccio tostare. Mi raccomando, a fuoco basso, non fatelo bruciare. Questo serve a dare un tocco di croccantezza in più al piatto. È bastato qualche minuto e il pane si è tostato. Adesso lo sposto, lo rimetto di nuovo nella ciotola. E lo tengo da parte, perché questo servirà alla fine. Attenzione adesso a quest'altro passaggio. Nella stessa padella metto dell'olio. Naturalmente la quantità di olio dipende da sempre dalla quantità di pasta e di broccoli che voi volete utilizzare. Io ce ne metto un altro po', perché non dobbiamo lesinare troppo con l'olio. Aggiungo uno spicchio d'aglio tagliato a metà
e inizio a farlo imbiondire. Aggiungo anche un pizzico di peperoncino fresco. Questo naturalmente è facoltativo, se lo volete lo mettete, altrimenti no, però un po' ci vuole. L'aglio si è imbiondito, lo tolgo, lo elimino, abbasso la fiamma e aggiungo i broccoli scolati. Scoliamoli bene e aggiungiamoli all'olio. Benissimo. Iniziamo a far insaporire i nostri broccoli. Vedete come sono ancora integri e carini, eh? Li facciamo insaporire e nel frattempo saliamo l'acqua, alziamo la fiamma e caliamo la pasta e portiamo a cottura. Sono passati circa 4-5 minuti e a questo punto aggiungo lo speck. Lo facciamo cuocere un poco, il tempo necessario che diventi un po' trasparente. Quindi sempre con delicatezza, non andiamo a sfaldare i broccoli. Ok. Giusto 2 minuti di cottura, poi spegniamo il gas e attendiamo la cottura della pasta. La pasta è pronta e adesso andiamo ad assemblare, quindi a mescolare la pasta con i broccoli. Come avete visto, io non ho messo sale nei broccoli. Perché? Perché lo speck, essendo un salume sapido, gli ho dato il tempo di rilasciare, diciamo, la sua sapidità nei broccoli, e quindi adesso io provo per vedere un po' com'è la situazione, quindi vado ad assaggiare naturalmente e mi accorgo che un altro pizzichino di sale ci vuole e quindi io lo aggiungo. Intanto io riaccendo di nuovo la fiamma e metto un po' di sale. Questa è la cosa che dovete fare anche voi per evitare che possa poi diventare salato il piatto. Ok, fatto questo, alzo un po' la fiamma, spengo la fiamma della pasta e con un mestolo forato vado a prelevare le nostre orecchiette e le mettiamo qui dentro ai broccoli. Anche con un po' di acqua di cottura, vedete? Fate così. Saltiamo il tutto, vedete? Senza rompere o frantumare i nostri broccoli. Però una piccola rimescolata, con il nostro forchettone, gliela diamo. Benissimo. Fatto ciò, unisco il pane che abbiamo tostato in precedenza. Mi salto di nuovo il tutto, aggiungo una manciata di parmigiano . Rimescolo ancora e la pasta è pronta per essere impiattata e servita. Decoriamo con un altro po' di pane tostato e un'altra manciata di parmigiano. Le nostre orecchiette con broccoli e speck sono pronti per essere portati in tavola, ma prima di portarli in tavola io li assaggio. Mamma mia, sono una vera squisitezza. Vi consiglio di provarli perché davvero davvero è un piatto
che ci ristora il cuore e la mente. Perciò, amici carissimi, io spero che questa ricetta sia stata di vostro gradimento e vi aspetto alla prossima. E come dico sempre, vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca. Buon appetito a tutti.